Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima ma anche particolare maglia che io ho deciso di chiamare maglia Dea. Per quanto riguarda il filato, quello che ho scelto è quello del filato Alize linea Diva, che è 100% cotone, ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 350 metri. Per poter realizzare questa maglia, che è una taglia S, io ho utilizzato 400 grammi di questo filato, quindi due gomitoli del colore rosa antico, due gomitoli del colore grigio, però in realtà vi dirò che per il secondo gomitolo, sia del rosa antico che del grigio, ne ho utilizzato veramente poco, quindi 400 grammi totale vanno bene anche per una taglia M, perché vi assicuro che se dovete fare qualche motivo in più per poter fare le maniche più larghe o la dovete fare più lunga e più larga, con 400 grammi, anche se siete una taglia M, ce la fate tranquillamente. Per quanto riguarda invece una taglia L, direi che per quanto riguarda dalla parte nel colore del rosa antico, anche nel vostro caso 200 grammi bastano. Se invece per la parte grigia, io direi di comprare tre gomitoli, quindi 300 grammi. Quindi ripetiamo, taglia S sono 400 grammi, ma sono anche per la taglia M, mentre per la taglia L sono 500 grammi. Vi ricordo che il filato lo trovate sul sito Uncinettando con i filati, dove trovate diversi colori, tantissimi colori, in realtà ce ne sono 17 ancora a disposizione. Vi ricordo che se superate i 35 euro di spesa, le spedizioni sono gratuite. Per quanto riguarda la lavorazione, penso che la tecnica l'avete già riconosciuta, perché è la stessa che ho utilizzato per la maglia Desiderio e anche per la maglia Alice, ossia si parte dalla fare le maniche, quindi si lavorano questi due rettangoli per creare appunto la parte avanti e la parte dietro e le maniche della maglietta. Si lavora in altezza i rettangoli, quindi si partono per le catenelle che vanno da una parte all'altra, e io vedete ho fatto maniche tre quarti. Voi potete decidere di fare anche maniche più lunghe, in quel caso però mi raccomando dovete andare a acquistare sicuramente più filato, quindi direi un gomitolo in più. E una volta fatto questi due rettangoli, in avanti e uno indietro, si cuciono all'altezza delle spalle e sotto, e poi si va a lavorare la parte del corpo della maglia, che io ho deciso di lavorare con lo stesso punto, quindi vedete è un punto molto bello, molto floreale, che io ho utilizzato sia per la parte sopra che per la parte sotto. Non ho fatto alcun tipo di bordino, sapete che non sono amante dei bordini, e quindi ho lavorato fino alla lunghezza desiderata. E naturalmente io nel video tutorial vi dirò quante catenelle ho messo, quanto è venuta lunga la maglietta, ma se avete qualche richiesta, qualche informazione in più, non esitate a scrivermi. Detto ciò, spero che anche questa semplice maglietta ma particolare vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare. Mentre se avete acquistato il mio stesso filato sul sito Uncinettando con i filati o tramite la merceria Coletti, potete taggarci su Instagram o su Uncinettando con i filati o sulla pagina Facebook Merceria Coletti. Ah, e naturalmente mi trovate anche a me su Instagram con Elsa Faccio, l'hashtag Uncinettando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial, che vi avverto, inizieremo a lavorare già delle cose invernali. Ho già quasi pronti due capi invernali che pubblicherò prossimamente, ma farò anche qualcos'altro autunnale, quindi qualche maglietta stile questa che ha le maniche a tre quarti o le maniche lunghe, ma con un punto molto forato, proprio perché deve essere comunque una maglia autunnale. Comunque noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Lise Diva, che è 100% microfibra e ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 350 metri. Io ho scelto due colori, il rosa antico e il grigio perla. Il rosa antico lo utilizzerò per la parte superiore, il grigio per la parte inferiore. Per quanto riguarda la maglietta, la realizzerò come la maglia Desiderio e come la maglia Alice, quindi andremo a fare prima due rettangoli, uno per la parte dietro e una per la parte avanti, che serviranno per creare le maniche e diciamo il pezzo del corpo che unisce le due maniche. E una volta fatto questi due rettangoli li cuciremo e poi andremo a fare il corpo della maglia. Per
quanto riguarda la lunghezza di queste maniche, io le voglio a tre quarti, quindi che arrivino un po' sopra i gomiti. E per fare ciò vi dico già che io andrò a montare 197 catenelle, ma per il mio campione che ho qui ho montato invece 41 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12, a cui vanno poi aggiunte 5 catenelle che serve per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, se voi volete le maniche più lunghe dovete andare a mettere più catenelle. Direi che se volete farle arrivare fino al gomito dovrete almeno mettere 48 catenelle in più. Dovete un po' capire in centimetri quanto le dovete fare lunghe. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 3 e andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle 41 catenelle, entro nella successiva e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, salto la prima catenella e vado a fare quello che poi ripeterò per tutto il giro. Quindi entro nella seconda catenella e vado a fare la mia prima maglia alta. Devo fare un totale di 11 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una già l'abbiamo fatta, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9, successiva 10, successiva 11. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi vado alla successiva e vado a fare la mia prima maglia alta e ne vado a fare un totale di 11. Devo fare questo per tutto il mio primo giro, quindi 11 maglie alte, catenella di separazione, si salta una catenella di base e si ricomincia. Vi farò vedere poi come si termina e si inizia il secondo giro. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto la catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta, entro nella seconda catenella e vado a, che è anche l'ultima, e vado a fare la mia seconda e ultima maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, prendo due volte il filo, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta doppia. Due catenelle, 1, 2, prendo il filo, salto 2 maglie, entro nella terza e realizzo la mia prima maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta, nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Per un totale quindi di 7 maglie alte, 3 verso la fine del gruppo di maglie alte, una in centro e 3 nell'inizio delle altre maglie alte. E di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta doppia.
2 catenelle, 1, 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella successiva e realizzo la mia seconda maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nell'archetto e realizzo una quarta maglia alta. Vado nella successiva e realizzo la quinta maglia alta. Vado nella maglia alta e realizzo la mia sesta maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo la mia settima e ultima maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie, entro nella terza e di nuovo maglia alta doppia. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il mio secondo giro e vi faccio vedere adesso come terminare. Quindi vado a fare 2 catenelle, 1, 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella terza maglia alta, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la prima delle mie due maglie alte, una maglia alta dove ho nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Quindi vedete, ho fatto 5 maglie alte come le ho fatte all'inizio, mentre durante tutto il giro noi di maglie alte ne abbiamo 3, scusate, ne abbiamo 7. Quindi abbiamo finito il secondo giro, adesso andiamo a fare il terzo. Terzo giro, realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Una maglia alta nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta nella maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le ultime due maglie alte, salto la prima catenella, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa sopra la prima delle mie due catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. E di nuovo andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto le ultime due maglie alte, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa nella prima catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 maglie alte e di nuovo ricomincio da capo e vado a fare una maglia alta all'interno della terza catenella, della terza maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta nella seconda catenella, scusate, una maglia bassa nella seconda catenella, una maglia bassa nella maglia alta, una maglia bassa nella prima catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo. Questo è quello che devo fare per tutto il terzo giro. Completiamo il terzo giro andando a fare salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la prima maglia alta. Una maglia alta sulle successive due maglie alte, quindi una e vado alla maglia alta successiva, un'altra maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Quindi questo è il nostro terzo giro. Quarto giro uguale al terzo, andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra ognuna, cioè scusate, una maglia bassa sopra ognuna delle tre maglie basse, quindi prima maglia bassa, una maglia bassa, seconda maglia bassa, maglia bassa,
terza maglia bassa, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, maglia alta successiva 2, maglia alta successiva 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo. Andiamo a fare questo per tutto il quarto giro e poi vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro quinto giro. Sto per terminare il mio terzo, il mio quarto giro, scusatemi, e vado a fare, ho fatto le 3 catenelle, vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle 4 maglie alte, quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, entrando nella terza catenella. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Quinto giro, mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono prima maglia alta, quindi una, due, tre, una maglia alta sulle successive maglie alte, per un totale quindi in questo caso di 4 maglie alte. E andiamo a fare una maglia alta nella prima delle mie 3 catenelle. Una maglia alta nella seconda catenella, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nella seconda delle mie 3 maglie basse e realizzo una maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, salto l'ultima maglia bassa, salto la prima catenella, entro nella seconda e vado a realizzare una maglia alta, entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, quindi una, due e tre, e si ricomincia, quindi una maglia alta sopra la prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella, 2 catenelle, 1, 2, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nella seconda delle mie 3 maglie basse e realizzo una maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la nella terza catenella, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, quindi una, due e tre, e si ricomincia da capo. Una maglia alta dove ho la prima catenella, una maglia alta dove ho la seconda catenella, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la seconda delle 3 maglie basse e realizzo una maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2. Questo è quello che devo fare per tutto il mio quinto giro. Adesso vi faccio vedere come terminarlo. Andiamo nella seconda delle 3 catenelle, realizziamo una maglia alta, una maglia alta nella terza catenella, una maglia alta in ognuna delle 4 maglie alte, quindi una, due, tre e quattro, entrando nella terza catenella. Bene, questi sono i giri che dovremo sempre andare a ripetere, un totale di 5. Adesso vi faccio rivedere un attimo come si rifà il primo, dato che abbiamo una base diversa rispetto a quella iniziale. Quindi mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre, una maglia alta nella maglia alta successiva, catenella di separazione, salto una maglia alta e inizio a fare la prima delle mie 11 maglie alte, andando a fare in questa maniera, quindi salto una maglia alta, entro in successiva e faccio la prima maglia alta, vado una maglia alta successiva, seconda maglia alta, vado una maglia alta successiva, terza maglia alta, vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, quindi realizzo la mia quarta maglia alta, rientro e vado a fare la mia quinta maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta doppia, quindi sesta maglia alta,
2 maglie alte nell'archetto successivo, quindi settima, rientro, ottava maglia alta e di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte fino ad arrivare a 11, sono a 8, quindi vado nella prima maglia alta e realizzo la mia nona maglia alta, vado in quella successiva decima maglia alta, vado in quella successiva undicesima maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e una maglia alta e ricomincio da capo e terminerò naturalmente facendo poi dopo le ultime 11 la catenella di separazione e le ultime 2 maglie alte. Quindi questi sono i motivi che andremo, i 5 giri che andremo sempre a ripetere. Vi ricordo che ho montato 197 catenelle e vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo per fare i rettangoli, quindi l'altezza deve essere l'altezza che vi serve per coprire la lunghezza le maniche. Poi vi farò vedere come cucire e naturalmente poi come andare a fare la parte di sotto. Allora, ho terminato i miei 2 rettangoli, vedete ne ho fatti 2, e per mettere i marcatori e andare poi a cucire la parte alta e fare lo scollo e la parte bassa e fare il corpo della maglia, io sono andata a contarmi i miei fiori. Ne ho un totale di 20, di 16 per ogni rettangolo, partendo da, naturalmente da destra verso sinistra, e ho fatto per dividere in questa maniera: ho messo 5 fiori al lato per braccio, quindi sia da questa parte che da quest'altra parte, e 6 fiori centrali, quindi 1 2 3 4 5 6, e sono andata a mettere in marcatori dove ho nel giro di maglie alte il foro, ho messo il marcatore sia avanti e indietro dove ho il foro, da questa parte e da quest'altra parte. Questo naturalmente per la taglia S. Se come taglia M voi avete messo il mio stesso numero di catenelle iniziali, invece di 6 fiori lasciatene 8, quindi mettete per braccio 4 fiori per avere la parte qui centrale più larga e quindi per una taglia M. Poi io sopra andrò a cucire dopo e vi dirò quanto ho cucito, per adesso occupiamoci sotto. Io questa parte l'ho fatta con il rosa antico, adesso sotto invece lavorerò sempre col diva e sempre con l'uncinetto il numero 3, ma con il grigio, e vi faccio vedere come iniziare a lavorare. Faremo sempre lo stesso motivo. Ah, una cosa che non vi ho detto, quando sono andata a mettere i miei rettangoli ho fatto in modo che la lavorazione andasse dall'alto verso il basso, quindi qui in alto io ho le catenelle con cui ho lavorato il primo giro, sia avanti in alto qui, mentre sotto ho l'ultimo giro che ho lavorato. Allora, quindi andiamo a fare il nostro primo giro con il grigio. Poi i giri si andranno sempre a ripetere, ma si vanno a fare in maniera tonda e quindi non più in maniera di giri andata e ritorno. Per agganciarmi con il filo io mi aggancio sopra il primo fiore qui che ho prima del marcatore, vedete? Quindi una cosa che non vi ho detto, quando sono andata a mettere i miei marcatori, vedete i marcatori ce l'ho sotto, io ho fatto in modo che la lavorazione scendesse, ossia la prima riga con le catenelle è in alto sia avanti che dietro, e quindi sotto dove ho messo il marcatore io mi trovo l'ultimo giro che ho lavorato. Questo quindi è il giro dove ho iniziato con le catenelle e fa parte delle maniche alte e del collo, mentre sotto è morbido rispetto a qui che ho le catenelle perché è l'ultimo giro che ho lavorato. Benissimo, allora possiamo andare a lavorare il nostro primo giro. Il giro, il motivo sarà sempre, come ho detto, lo stesso, però cambiamo il fatto che non andiamo più a lavorare in giri di andata e ritorno, ma in giri tutto tondo. Allora, per agganciarmi con il filo io mi vado ad agganciare qui dove ho la maglia alta subito dopo il primo quadratino di una catenella prima del marcatore, quindi qui ho la catenella, il foro con la catenella, qui ho la mia prima maglia alta, mi aggancio con l'uncinetto, mi aggancio con il filo e vado a lavorare il mio primo giro e vi farò vedere subito come andare a passare davanti a dietro. Quindi vado a fare le mie 3 catenelle, 1 2 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, e vedete
salto 2 maglie alte e vado a lavorare normalmente la mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle e di nuovo salto 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e mi trovo quindi dove ho il mio uncinetto, il mio marcatore nel foro avanti e dietro, e vado a fare una maglia alta in questa maniera. Prendo il filo, entro con l'uncinetto nel foro avanti, esco dall'uncinetto con nel foro dietro, tolgo il marcatore così vedete meglio. Quindi vedete, sono entrata davanti nel foro davanti, esco nel foro dietro e vado a fare una maglia alta. Mi giro con il lavoro e di nuovo vado nella prima maglia dopo il mio foro e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, realizzando così le mie totali 7 maglie alte. E vado a lavorare 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta doppia. 2 catenelle, salto 2 maglie alte, vado a fare le mie 7 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi salto 2 maglie alte, prima maglia alta, vado nella successiva, seconda maglia alta, vado nella successiva, terza maglia alta, vado nel foro, quarta maglia alta, vado alla maglia alta e vado a fare la mia quinta maglia alta, vado alla maglia alta successiva, sesta maglia alta, vado alla maglia alta successiva, settima maglia alta, e ricomincio con le 2 catenelle. Quindi ripeto questo per tutto il giro, arriverò però dove ho l'altro marcatore per farvi vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sto per arrivare al secondo marcatore, ho fatto la mia maglia alta e le 2 catenelle, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta, vado nella maglia alta successiva, seconda maglia alta, vado alla maglia alta successiva, terza maglia alta, tolgo il mio marcatore così potete vedere meglio, quindi prendo il filo, entro nel foro avanti, entro nel foro dietro e vado a fare una maglia alta. Ho creato così lo scalfo, mi giro e di nuovo una maglia alta sopra la prima maglia alta subito dopo il foro, una maglia alta nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta nella maglia alta successiva, 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle, ricomincio. Termino adesso il primo giro e poi vi faccio vedere come andare avanti col secondo. Sto per arrivare alla fine del giro, ho fatto la maglia alta e le 2 catenelle, entro nella terza maglia alta, quindi saltando le 2 e vado a fare una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, entro nell'archetto di una catenella e realizzo la mia maglia alta, termino il giro facendo una maglia bassissima. Secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie 2 maglie alte, 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, vado dove ho la maglia alta doppia e realizzo una maglia bassa, vado nella catenella, nella prima catenella realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte, e ricomincio da capo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella seconda catenella e realizzo una maglia bassa, vado nella maglia alta doppia e realizzo una maglia bassa, vado nella prima catenella delle 2 e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2,
3, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva, per un totale di 3 maglie alte, e ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il mio secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro uguale a quello di prima, quindi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, quindi 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando il mio secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro uguale a quello di prima, quindi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, quindi 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto la maglia alta sopra l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, una maglia alta nella prima delle 3 catenelle, una maglia alta nella seconda delle 3 catenelle, 2 catenelle, 1 2, prendo 2 volte il filo, entro nella seconda delle maglie delle 3 maglie basse e realizzo una maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 2, prendo il filo, entro nella seconda delle 3 catenelle, realizzo una maglia alta, entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, quindi 1 2 e 3, e di nuovo una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella, 2 catenelle, prendo 3 volte, prendo 2 volte il filo, entro nella seconda maglia bassa, realizzo una maglia alta doppia, 2 catenelle, entro nella seconda delle 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, entro nella terza catenella, scusate, realizzo una maglia alta, entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro e vado a fare adesso il mio quinto e ultimo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta doppia, una maglia, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi 1 2, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda, una maglia alta sopra la terza catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi vedete, ho fatto 3 6 9 10 11 maglie alte,
catenella di separazione, salto una catenella di base e una maglia di base e di nuovo vado a fare la mia prima maglia alta, vado alla maglia alta successiva, seconda maglia alta, vado alla maglia alta successiva, terza maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto e 2 catenelle, 2 maglie alte, una maglia alta sopra la maglia alta doppia, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta, una seconda maglia alta sopra la maglia alta, una terza maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, ricomincio da capo. Questi sono i giri che andremo sempre a ripetere, vedete sono gli stessi che abbiamo usato per le maniche, ma questa volta stiamo lavorando in tondo. Termineremo qui facendo 3 maglie alte, una catenella e agganciandoci quindi la terza catenella, ma vi farò vedere, e poi si ricomincerà dal primo. Ho terminato quindi anche il mio quinto giro, ho fatto la maglia alta, ho fatto una catenella e ho chiuso facendo una maglia bassissima, e adesso si ricomincia da capo dal primo giro. Quindi ricordiamo che andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una terza maglia alta nella maglia alta successiva, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta doppia, 2 catenelle, salto 2 maglie alte, vado a fare 7 maglie alte, una in ogni catenella, in ogni maglia alta e una nel foro di una catenella. Quindi continuo sempre a fare questi giri. Alla fine vi dirò il motivo quante volte l'ho ripetuto. Io voglio arrivare fino a fare la maglietta lunga, lavorerò sempre ed esclusivamente con questo colore, quindi non andrò a riutilizzare il rosa antico, ma lavorerò solo con il grigio perla. Allora, io ho ripetuto il motivo per 10 volte, però vi devo dire una cosa, mentre provavo la maglia per vedere se dovevo allargarla oppure no, diciamo, come si dice, all'altezza del seno, mi sono accorta di una cosa, all'altezza del seno mi stringeva un pochettino, o meglio non è che mi stringeva, però la lavorazione non veniva regolare e avrei dovuto cambiare uncinetto. Ma poi ho pensato un'altra cosa, a cambiare, perché l'unico giro in realtà in cui si vedeva che la lavorazione veniva tirato è il giro con le maglie alte separate da una da un forellino, perché facevamo la catenella e saltavamo la maglia di base. Quindi che ho fatto? Tra il secondo e il terzo motivo io ho saltato appunto il rigo con le maglie alte, andando direttamente a lavorare il primo giro. Quindi non so se si riesce a vedere bene dalla telecamera, ecco, forse così si vede bene, vedete, manca un giro, ed è, vi ripeto, è una cosa che ho deciso di fare proprio perché così sul seno si vede che la lavorazione tira meno. Però è una mia cosa, voi potete continuare a fare la lavorazione normalmente e andare a quindi a cambiare, a lavorare con l'uncinetto del numero 3,5. Io se cambiavo l'uncinetto al 3,5 la maglia poi mi veniva larga e io invece la volevo bella stretta, bella aderente, e quindi per questo ho deciso di saltare il giro, perché vedete che la lavorazione viene in questa maniera, quindi da lontano l'effetto ottico non si nota più di tanto. E anche se si nota, è bello, è particolare, sembra una cosa fatta apposta, il che è così. Quindi vedete, io tra il secondo e il terzo motivo non ho fatto il giro di maglie alte separate da una catenella, ma sono andata direttamente a lavorare il primo giro, poi sono tornata a lavorare normalmente fino alla parte sotto, perché vi ripeto, questa è proprio la parte che va sul seno, e quindi non volevo appunto che si vedesse questo giro di maglie alte tirato, non volevo neanche andare a cambiare l'uncinetto per un giro solamente, quindi ho fatto questa piccola modifica. In totale vi ripeto che ho ripetuto il motivo 10 volte e come al solito io non ho fatto alcun tipo di bordino, perché sapete che non sono amante dei bordini. Per quanto riguarda la cucitura delle maniche, io ho cucito sopra per 6 motivi, e 6 motivi io intendo i nostri fiori, quindi ho cucito per un totale di 6 motivi sia da questa parte che da quest'altra parte. Naturalmente se voi volete lo scollo un po' più largo non dovete far andare altro che a cucire
cucire di meno, quindi invece di 6 cucite 5 motivi o 5 e mezzo, deregolate voi quanto volete lo scollo largo. A me lo scollo non è largo, tipo sembra quasi un girocollo, perché comunque è una maglietta un po' più autunnale, quindi andiamo un po' su queste lavorazioni un po' più chiuse, ma neanche più di tanto. Quindi ripeto, la mia maglia in questa maniera è terminata. Vedete che io ho il giro di maglie alte qui sullo scollo, il giro di maglie alte qui, e quindi non dovevo fare alcun bordino. Ero indecisa se invece fare un bordino intorno alle maniche, ma alla fine mi sono detta no, mi piacciono così come sono venute, quindi non ho fatto un bordino neanche in questo caso. Quindi la nostra maglietta è terminata.